momenti di collaborazione del festival, una collaborazione con la scuola Holden, di cui Simone è docente, che è iniziata durante l'inverno con gli incontri che abbiamo fatto con gli autori nelle scuole e che prosegue ora con il festival. Simone Regazzoni è un filosofo, ha insegnato filosofia a Parigi e a Pavia ed è stato allievo di Jacques Derrida. Questa esperienza e il suo lavoro l'hanno portato a incrociare la strada della filosofia con quella della letteratura e quindi quella della narrazione. E la narrazione è proprio l'oggetto della conversazione di stasera. Per cui vi passerei direttamente la parola. Pensiamo comunque sempre che sia una modalità di rapporto con le cose, con il mondo, che non ha in fondo a che fare davvero con la verità, con le questioni ultime di cui si occuperebbe magari la scienza, oppure la filosofia pensata come un discorso articolato in modo concettuale che cerca di entrare nel cuore della realtà. La narrazione si confronta ma rimane a parte, è un momento, uno spazio di gioco, uno spazio di divertissement piacevole, che ci arricchisce, ma che non è così fondamentale come altre forme di sapere. Ecco, il tentativo che vorrei fare qui questa sera è quello invece di mettere in discussione questo assunto. La narrazione ha in Occidente una portata radicalmente diversa, dico in Occidente per rimanere nell'ambito del nostro campo, e questo lo si vede fin dall'origine. Quello che proverò a fare questa sera è fare una breve storia del rapporto narrazione-filosofia, però a partire da qui, da una narrazione, da un libro che si presenta nelle librerie italiane nel 1980, è un libro con una fascetta colorata rossa, presenta un breve schizzo di un labirinto, il libro si intitola Il nome della rosa, l'autore è Umberto Eco e nella bandella della prima edizione, della sovracoperta, noi troviamo questa formula, che sarà un po' il filo conduttore di questa sera. Eco scrive: ciò che non si può teorizzare bisogna narrarlo. 1980, in quello stesso anno, a Parigi esce un libro di Jacques Derrida che si chiama La carte postale, che vuol dire la cartolina postale, che è un libro di filosofia ma scritto come un romanzo epistolare, in cui troviamo la formula: ciò che non si può dire non bisogna tacerlo ma scriverlo. Per provare a sondare queste due affermazioni e metterle in relazione col tema della narrazione, però dobbiamo fare un passo indietro. Anch'io devo, potremmo dire così, lasciare il mestiere di filosofo e prendere quello dello storyteller o del narratore e provare a calarci nell'Atene del IV secolo per vedere cosa succede in origine nel rapporto tra letteratura e filosofia. E questa origine è il genere letterario che si chiama Socraticoi Logoi, dialoghi socratici, di cui a noi restano però solo quelli di quello che all'epoca era considerato il migliore autore in questo genere letterario. Ecco, quello che era una sorta lo Stephen King della filosofia ai tempi, cioè Platone. In molti hanno scritto dialoghi socratici, ma noi sono rimasti solo quelli di Platone, quasi solo quelli di Platone, se si eccedono formalmente. Ebbene, all'origine dell'Occidente, della cultura occidentale, perché la nostra formazione si radica lì, noi troviamo la filosofia che nasce all'interno di un genere letterario. Non nasce come discorso teorico. Platone, il teorico delle idee, non ha mai scritto trattato sulle idee, non ha mai scritto un trattato sul cosmo, non ha scritto trattati di nessun genere. Platone ha scritto dei dialoghi, dei dialoghi che hanno anche un elemento narrativo, dove viene messa in scena l'Atene degli anni in cui Socrate ha vissuto in cui è morto, in cui i personaggi sono tratteggiati in maniera molto accurata,
noi sappiamo cosa è Corsa Socrate, come si muove, cosa fa, cosa mangiano, cosa pensano naturalmente. Cioè è qualcosa di più vivo di quanto sia un trattato filosofico che in termini argomentativi e utilizzando la logica cerca di affrontare un qualche tema. Ci siamo un po' dimenticati che la filosofia in origine era questo, era una forma di narrazione dialogica, anche perché poi la filosofia nel corso degli anni si è universalizzata, nel senso di diventata accademica, e quindi ha preso una strada in parte differente. E tuttavia l'origine è qualcosa di diverso. La filosofia non nasce, come spesso si dice, sotto il segno della razionalità, del logos. Se la filosofia fosse solo logos in origine, non sarebbe quella di Platone, sarebbe qualcos'altro. Dobbiamo forse pensare a Aristotele o alcuni altri filosofi, ma il padre della filosofia Platone non ragiona in termini di solo logos. Come hanno sostenuto altri, è un mitologo Platone, cioè qualcuno che mescola mitos e logos. Queste due parole greche, che sono ancora per noi oggi fondamentali, se le traduciamo semplicemente con razionalità e mito non capiamo. La traduzione più adeguata al mitos è narrazione. Per il greco il mito è una forma di narrazione articolata e complessa che viene tramandata, che serve a interpretare la realtà, che veicola un sistema di valori, un linguaggio e dei personaggi. Non c'è mito che non abbia dei personaggi, non c'è mito che non ci racconti la storia di qualche eroe, di qualche dio, di qualche semidio o di qualche umano che ha avuto avventure particolari. La filosofia nasce incorporando il mito. Poi Platone se la prende anche con la tradizione mitologica precedente, ma non la esclude. Prendiamo un esempio. Quando noi oggi parliamo, ad esempio, della questione amorosa e parliamo delle due metà, noi stiamo ricorrendo a un mito platonico, quello delle due metà. Platone nel Simposio narra la questione della nascita della filosofia e di Eros, cioè dell'amore, partendo da un mito, quello secondo cui i viventi umani in origine non erano come ora siamo noi, ma erano una sorta di sfera che aveva quattro gambe, quattro braccia, due teste, che poi per la libris e dare la salta al cielo è stata separata e gettata nelle parti disparate del mondo. Ma queste due metà, desiderose di ritornare una, si cercano per tutta la vita fino a quando non trovano l'altra metà e allora si uniscono di nuovo. E Platone dice rimangono lì e non si lasciano più. Questo è uno dei tanti miti platonici. Un altro mito famosissimo è quello della caverna, sfruttato anche cinematograficamente, notizie recenti che Matrix avrà adesso la sua quarta versione cinematografica. Bene, il film famosissimo con Keanu Reeves di Matrix riprende largamente il mito della caverna platonica, cioè l'idea che il mondo che vediamo non è semplicemente un mondo vero e reale, è semplicemente un mondo immagine che noi vediamo proiettato su uno schermo attorno a noi e davanti a noi, e la capacità del filosofo è quella, dice Platone, di rivolgersi su se stesso per riavvogare testi, cioè la torsione dell'anima su se stesso per riuscire a strapparsi le apparenze e arrivare alla verità. Ma questo Platone non ce lo racconta in termini teorici, ce lo narra nella Repubblica col mito della caverna. Quindi fin dall'origine, ovviamente la questione in particolare non è molto più complessa, ma questi sono due punti di riferimento fondamentali, la filosofia nasce potentemente contaminata con la narrazione. Ma in fondo Platone, prima di incontrare Socrate, voleva fare il tragediografo, cioè qualcuno che narrava in termini di rappresentazione teatrale. Poi quando incontrò Socrate, bruciò le tragedie che aveva scritto e inizia a scrivere i canoni socratici, che in fondo hanno una struttura che ha molto a che fare con la tragedia. Ci sono i personaggi, ci sono i dialoghi, naturalmente, c'è la messa in scena. Non a caso sono anche state riprese e messe in scena i canoni socratici, perché si prestano molto bene. Quindi la filosofia all'origine è questa contaminazione. E tuttavia questo gli avviene, questa è una forma molto di narrazione, però molto distante da noi. Certo, distante da noi, ma dal punto di vista genealogico molto vicino a noi. Prendiamo la narrazione di cui parlavamo poco fa questa sera, il romanzo. Ha qualcosa a che fare il romanzo occidentale con i dialoghi socratici, con ciò che origine della filosofia? In apparenza no, dal punto di vista storico sì, moltissimo. Comincia a dire che i dialoghi platonici sono il prototipo del romanzo occidentale. Cioè sono uno spazio all'interno del quale la narrazione assume una potenza di indagine della realtà. Se diamo un'accezione molto forte al romanzo. Ma poi ci fu un grande momento del romanticismo, Schlegel disse
I romanzi contemporanei sono i dialoghi platonici di oggi. Queste sono affermazioni che hanno fatto alcuni filosofi. Tuttavia, a un certo punto, ci fu un grande critico letterario russo che si chiama Bakhtin, che ha scritto su Dostoevskij, che ha ricostruito la genealogia del romanzo occidentale, passando per la satira manichea, e arriva di nuovo fino al romanzo platonico. Se noi pensiamo al romanzo contemporaneo, Platone ci sembra distante. In realtà, l'unica definizione che abbiamo di romanzo è una definizione talmente ampia in cui rientra tranquillamente la forma del dialogo platonico. Perché l'unico elemento di discrimine per una narrazione romanzesca, ma anche qui si avrebbe un dibattito infinito, è quello che racconti almeno una storia, qualcosa che abbia la parvenza come una storia. Poi il romanzo può avere lingue differenti, può avere più di una lingua, può avere addirittura 50 lingue, o più contaminata, pensate a fine della sua di Joyce, può essere appartenere a un genere o a più generi, eccetera. Quindi il romanzo è un contenitore molto ampio, in cui la narrazione però si iscrive. L'importante è che ci sia un elemento di tipo narrativo, che si racconti una storia, che ci sia l'uso così come ce lo definirà nella poetica Aristotele, cioè montaggio degli eventi. La poetica è un manuale, perché ancora oggi, filtrato via naturalmente altri autori, è utilizzata quando si parla del viaggio dell'eroe, si parla di figure impiegate di struttura di romanzi. Bene, Aristotele è stato il primo che nella poetica pone di tutti gli elementi che contraddistinguono una narrazione ben fatta. Ebbene, mitos è il termine che Aristotele utilizza per parlare di narrazione, o più precisamente lui parla di trama, cioè una narrazione strutturata. Ma tutto questo cosa ha a che fare con la questione da cui siamo partiti, cioè ciò che non si può dire bisogna narrarlo? Perché nel corso della storia la filosofia cristiana dimentica questa sua origine contaminata, dove la razionalità aveva bisogno di ricorrere alla narrazione per che cosa? Per due ragioni. Per avere un pubblico vasto, Platone si è posto al problema, oggi diremo, del target, del pubblico di riferimento. Aveva un insegnamento esoterico, riservato a pochi, di cui non abbiamo quasi tracce, ma poi aveva un insegnamento di tipo esoterico, cioè si poneva il problema di arrivare a un pubblico più vasto. E allora ricorre al genere letterario, soprattutto con i loghi, che in quel momento va per la maggiore. Prima ragione perché la filosofia dell'origine si contamina con la narrazione. Seconda ragione, Platone si accorge che nei momenti più difficili, là dove il logos deve arrampicarsi la razionalità per arrivare alle cose ultime, il logos non ce la fa. La razionalità, che è lo strumento più affidato, a un certo punto è come se nei punti e limiti perdesse il filo, dovessimo ricorrere a un altro strumento. Il dialogo platonico ha i momenti in cui subentra la narrazione a dare supporto a una razionalità che non riesce più a interpretare il reale nel cuore della sua complessità. E questa è una cosa fondamentale, che spesso anche sottaciuta nelle rappresentazioni più banali di Platone. Platone ricorre alla narrazione laddove la difficoltà, laddove l'homos non riesce ad arrivare. C'è un passaggio molto bello della Repubblica, dove Platone a un certo punto, pagine, dovete andare a scoprire, per avere una scoperta, una sorta di viaggio avventuroso. L'ultimo elemento, al di là delle idee, cosa c'è? Il sole, bene, padre capitale, quando Socrate ne deve parlare, dice, ve lo racconterò poi un'altra volta, lo rimando a un'altra narrazione che vi farò un'altra volta. Il lettore naturalmente deluso per sapere come andava a finire il viaggio verso la vetta delle idee e la narrazione rimandata a un'altra volta. Ebbene, questo elemento, così ben strutturato all'origine della filosofia, viene un po' perso nel corso della storia della filosofia. Dicevo, la filosofia contemporanea, rinchiusa nelle accademie, dimentica questo perché il filosofo contemporaneo accademico non scrive narrazioni, per una buona ragione, perché se scrivesse narrazioni perde il posto, non lo acquista nemmeno. Il filosofo, non dal punto di vista della carriera accademica, deve pubblicare un tot di saggi su delle riviste, eccetera, eccetera. La narrazione può scriverla, meglio se non la scrive, ma deve essere qualcosa a parte. Torneremo tra poco su Eco, perché Eco è il primo che rompe con questo tipo di chiusura. C'è un altro momento storico importantissimo nella storia dell'Occidente dove la narrazione ritorna prepotentemente con la filosofia, ed è l'Illuminismo. Di nuovo qui per una ragione di andare verso un vasto pubblico. Troppo spesso noi pensiamo che la questione di raggiungere un vasto pubblico, di porsi il problema di raggiungere un vasto pubblico, sia una questione banale, un po' triviale di come fare tanti soldi. Si
sicuramente c'è anche quello, ma c'è anche una motivazione, non da poco, per cui la cultura o viene democratizzata, nel senso viene diffusa, o non funziona. La cultura non è qualcosa che deve stare in un cerchio di lenti. La cultura dovrebbe avere come scopo quello di diffondersi il più possibile. Ma dove si era posto questo problema? Gli illuministi si pongono questo problema. E gli illuministi sono quelli che, più di altri, ricorrono a forme di scrittura che rompono la tradizione del trattato. Voltaire ha scritto cosa? Opere teatrali, racconti, piccoli romanzi, quasi nessun trattato, dizionario filosofico, ma Voltaire è un autore che si muove di nuovo nel campo assolutamente letterario, tuttavia è filosofo. Rousseau scrive delle cose più filosofiche nel senso classico, ma poi scrive un'autobiografia potentissima, scrive una narrazione bellissima come le passeggiate che racconta di cosa vede, fiori, eccetera, che si lascia andare sulla barca, sul lago, eccetera. Diderot, uguale. Quindi ci troviamo un altro momento dove la narrazione ritorna prepotentemente a occupare la scena filosofica. Con tra 800 e 900 accade qualcosa di particolare. Due cose. Da un lato il romanzo sulla scena, diciamo, europea, ha una trasformazione molto forte. Diventa un elemento centrale della scena culturale europea. Non è che non ci fosse prima, poteva avere anche altri nomi, eccetera, ma era considerato una cosa non di valore culturale. Pian piano il romanzo comincia a avere un valore culturale molto alto. Abbiamo i grandi romanzi che cominciano a segnare la scena dell'Occidente. È un romanzo che pretende sempre di più, che è molto attento al pubblico. I romanzi che sono appuntati, dite se sono attenti alle reazioni del pubblico. E tuttavia è un romanzo che lavora sulla propria qualità, lavora sulla propria complessità, sui personaggi, sul problema del realismo, tutta una serie di questioni. Al contempo la filosofia, parallelamente all'ascesa del romanzo, al suo entrare in scena sulla scena europea come elemento centrale della formazione culturale e della diffusione, ha un problema enorme. Il paradigma della modernità, cioè l'illusione che con la razionalità filosofica, con l'io cartesiano, il penso cartesiano, riusciamo a decifrare o a mappare cognitivamente tutta la realtà, viene in crisi. Il mondo si rivela troppo complesso per poter essere decifrato con gli strumenti concettuali della razionalità. Da qui una crisi enorme, quello che si chiama razionalismo e filosofia, da qui autori ancora oggi fondamentali come Nietzsche, che comincia a cambiare radicalmente il modo di scrittura, la cui opera filosofica più grande è uno dei libri più letti e più diffusi al mondo, è Così parla Zarathustra, che è sicuramente un romanzo, mostra in maniera esemplare come il filosofo di fronte al mondo non sa più davvero che pesce prendere. La razionalità si rivela non solo come un fattore, uno strumento per la bisogno di integrazione, ma uno strumento incapace di leggere il reale, uno strumento troppo fragile, uno strumento addirittura ingannevole, perché a volte produce una semplificazione della realtà, quindi che dà una mappatura, ma si perde tutto un altro pezzo complesso della realtà. Ed è qui che la filosofia, da fine 800 e inizio 900, comincia a ritornare su quella questione della narrazione che qui si origina e che ogni tanto, l'ho fatta breve, nel corso della sua storia riemerge. Qui riemerge però in una maniera nuova, riemerge con una filosofia messa nell'angolo, presa a pugni dalla realtà e che non sa più come uscire da questo angolo. Una filosofia che addirittura si dichiara morta. Il tema della morte della filosofia è un tema che tra 800 e 900 trapassa tutti i filosofi. Si confrontano con la morte, su come farla rinascere, se è necessario farla rinascere oppure abbandonarla, eccetera. Accade che tra i grandi filosofi anche del Novecento questo tema continua a essere ossessivamente riposto. Arriviamo alla filosofia, arriva a una soluzione, la filosofia arriva a un certo punto a una svolta. Vi citavo prima queste due opere, di Derrida e Eco. Arriva una svolta perché decide di riprendere in mano la questione del romanzo e di vedere se si può utilizzare per di nuovo fare filosofia in senso pieno. Riproporre l'idea del romanzo filosofico, un po' come avevano fatto gli illuministi. Per fare cosa? Per provare a misurarsi con la complessità della realtà. Cioè la filosofia pone la questione del romanzo come forma principe per misurarsi con la complessità del reale. Dunque è un momento di divertimento, di pausa nella fatica del concetto, per usare una formula di Hegel, ma come uno spazio di pensiero, con tutta una questione aperta sul rapporto con la verità.
Le cose però non sono così semplici. Siamo in pieno Novecento, siamo in un momento in cui il romanzo sembra implodere, non si possono più scrivere romanzi con una storia, una narrazione, un plot forte come una volta, dove le neoavanguardie hanno lasciato un segno nella narrazione, e quindi i filosofi che si misurano col romanzo spesso scrivono opere al limite dell'illeggibile. Se il modello è Joyce e Finnegan's Wake, modello ad esempio di Derrida, bene, una delle esigenze ad esempio di Platone di arrivare a un vasto pubblico diventa un'esigenza che non può essere in qualche modo seguita. I romanzi di alcuni filosofi come Derrida sono delle cose difficili da leggere. Sono dei giochi linguistici, naturalmente, ma la questione della trama non si pone, la questione dei personaggi non si pone, e quindi la filosofia inciampa sulla questione del romanzo. Inciampa fino a una data che è quella che vi ricordavo all'inizio, la data del 1980. Perché? Perché Eco, che in quel momento è filosofo, Eco è stato un allievo di Parison a Torino, si è laureato con una tesi di estetica su San Tommaso, poi si occupa di semiotica, naturalmente, ma resta di formazione filosofo, ma è anche l'impostazione che ha Eco come pensatore, non è semplicemente un semiologo che si occupa del suo campo, è un filosofo di tondo. Che cosa fa Eco? Eco viene dalla tradizione della neoavanguardia italiana, cioè di coloro che avevano teorizzato la fine del romanzo come narrazione strutturata con una trama. Sono il gruppo 63, che si riunia a Palermo proprio nel 63, tra cui c'erano Sanguinetti, Barilli e altri, che avevano autorizzato che non si possono più scrivere romanzi come una volta, e quindi dobbiamo scrivere quel tipo di romanzi che giocano sulla provocazione, sull'intelligibilità, sull'illeggibilità come strumento per provocare la reazione del pubblico, eccetera, eccetera, perfettamente in linea con le avanguardie, che anche in ambito artistico, pittorico, producono opere che devono provocare una reazione del lettore, ma che in termini di funzione classica non hanno più modo di essere. Eco fa qualcosa che sconvolge interamente questo panorama. Eco va a prendere un genere che è quello del giallo, considerato in quegli anni sicuramente un genere paraletterario, ma ancora oggi molti, se vi parlate del noir, del giallo, non è letteratura, è paraletteratura, è divertimento, perché la vera letteratura non è di genere, eccetera, eccetera. Ebbene, Eco negli anni 80, questo tipo di pregiudizi, perché tali sono, era ancora più forte, prende il giallo, considerato un passo, e scrive un romanzo filosofico utilizzando il giallo. E in quella pantella, con quella formula, ciò che non si può teorizzare, bisogna narrarlo, riprende precisamente la questione platonica di un punto di arrivo della razionalità a cui ci si deve fermare e occorre prendere un altro strumento. Nel caso di Eco, l'inizio della scrittura romanzesca non è il momento di diletto di un professore universitario che faceva altro mestiere, ma un percorso coerente con la rivalutazione della narrazione come strumento per indagare la realtà. L'operazione del nome della rosa ha un successo straordinario. Uno dei libri che ha venduto di più al mondo, milioni e milioni di copie, e quando esce per un caso letterario, generando polemiche di tutti i tipi. Polemiche di tutti i tipi perché Eco ha fatto qualche cosa di sacrilego. Prende la filosofia, considerata alta, prende la questione del rapporto tra letteratura e filosofia, considerata alta, e lo va a mettere in un genere considerato assolutamente basso, e in più che si incentra tutto sulla trama, cioè sul mythos, quello che Aristotele chiamava mythos, quindi fa un'operazione davvero sconvolgente. E quindi viene attaccato, viene criticato. Viene criticato soprattutto perché lui lo dirà nelle postille del nome della rosa, il libro ha anche successo e vende. Perché il successo viene valutato in termini più successo al libro, meno deve essere la sua qualità. Non è possibile che un libro di qualità filosofico abbia tutto quel successo. Eco non ha scritto un libro filosofico. Eco in realtà ha scritto un libro assolutamente filosofico, ma ha creato una macchina complessa, talmente complessa che permette più livelli di lettura senza che l'uno interferisca con l'altro. Se Eco avesse scritto un romanzo filosofico complesso, ma senza livelli di lettura differenti, è evidente che sarebbe stato leggibile solamente dei filosofi competenti in quel campo. E attenzione, perché nel nome della rosa le questioni semiotiche, filosofiche e di altro tipo, anche psicanalitiche, perché c'è tutto un tema affrontato, sono complessissime. E tuttavia Eco è come se scrivesse un romanzo, anche direi,
C'è il primo livello, che è quello del giallo, per cui voi potete leggere il nome della rosa da inizio alla fine per scoprire come va a finire. E anche il lettore colto cade in questo gioco, anche il lettore che disprezza il giallo, però se inizia a leggere vuole andare a vedere come va a finire. Poi naturalmente vi dirà che non ha un libro, però va a vedere come va a finire. Poi potete leggere un altro livello, cioè soffermarvi in alcune parti e vedere delle questioni che vengono affrontate. A partire dal titolo, il nome della rosa, che è poi preso nel finale, è stata rosa, tristina nomine, nomina nunca tenemus. Uno che non ha voglia, la cosa sta lì, punto, finisce, si chiama il nome della rosa, perché boh, però il giallo funziona. Quindi compone una macchina assolutamente nuova che non si era mai vista. Prende il giallo, lo porta altrove e lo porta al limite, perché poi è un giallo che qualcuno non l'ha letto, magari quindi evito anche di dire come va a finire. Ma dove la questione dell'assassino è da particolarmente complessa. Paradossalmente, quelli i lettori presunti più colti che hanno criticato la struttura del giallo, in realtà noi non sono davvero così colti, perché la struttura del giallo con il colpevole è una struttura filosofica per eccellenza. La filosofia è detection. La filosofia è partire da elementi sparpagliati, il tentativo di trovare le connessioni per scoprire un qualche tipo di disegno. Se io vi dico in greco come si dice colpevole, la parola greca è aitia, che significa anche causa. La ricerca di una causa è sempre la ricerca di un colpevole, in qualche modo. E l'operazione del filosofo è questa, in effetti. Per questo Guglielmo da Occam, che è insieme, scusate, Guglielmo da Baskerville, che è insieme un personaggio che richiama Sherlock Holmes e Occam, è una figura ibrida, tranquillamente ibrida, perché il filosofo è sempre anche un detective, ma ecco qua qualcosa di più. Non ci propone il detective che decifra la realtà e alla fine ripone, rimette in ordine la realtà, perché uno degli elementi del giallo, nel momento nel suo maturo giallo, noir, eccetera, comunque è che l'omicidio, l'evento traumatico produce caos, e il tentativo di trovare il colpevole è non rimettere in ordine nel caos. Se un giallo non riuscisse a trovare il colpevole rimangono gli elementi sparsi, oppure non c'è colpevole, non c'è causa, rimangono gli elementi sparsi senza senso. Un giallo avanguardistico vi potrebbe portare fino alla fine e poi non c'è colpevole. In realtà non è successo niente, è tutto casuale. In realtà il giallo ha già trascorso questo tipo di dramma. Una scena del delitto non è una scena, è una scena che appare caotica, è una scena che se letta ha un senso. Un detective è colui che legge una scena del delitto, non solo, pensate al profiler, è colui che legge il comportamento attraverso la scena del delitto, perché io posso trovare proiettato sulla scena del delitto tutta una serie di fantasie interiori di un soggetto. Quindi il giallo, il noir, il thriller hanno questo tipo di elementi che ha in comune con la filosofia. Quando l'ego sceglie il giallo, quindi lo sceglie a ragion veduta, ma senza poi andare a esplicitare questo. Ciò che non si può dire, dice nella Mandella Eco, ciò che non si può teorizzare bisogna narrarlo. Vi dicevo di Derrida, che aveva scritto, per concludere, abbiamo ancora dato ai 15 minuti, ancora 5 minuti, Jacques Derrida aveva detto quello che non si può dire bisogna scriverlo. Derrida non aveva detto narrarlo per una ragione, perché ha confessato in una sua opera, un certo punto, io non ho il dono della narrazione. Tutti e due partono da una formula di un altro filosofo, che è Wittgenstein, che nel Tractatus aveva scritto su ciò di cui non si può dire, bisogna tacere. Wittgenstein era il limite di una filosofia che dice c'è dell'impossibile da dire e da pensare, su quello si tace. Ed è un limite che è strutturato, se utilizziamo gli strumenti e le armi della ragione. Derrida e Eco sembrano lavorare ai fianchi di Wittgenstein per ottenere qualcosa d'altro, inventano qualcosa di diverso. Derrida lo prova a fare con questo romanzo di tipo epistolare, Eco lo fa con la narrazione. Secondo me Eco riesce dove Derrida fallisce. Io li ho amati tutti e due, non li conoscevo tutti e due a Parigi, sono stato allievo di Derrida, con Eco perché non si volevano incontrare, cenavo a volte a casa di un amico che mi faceva le frecciatine su Derrida. C'era un conflitto tra i due, amore e odio, nel caso Eco ha scritto su Derrida, Derrida su Eco, e nel nome della rosa trovate anche degli elementi della ricostruzione. Eco fa un passo in più, perché recupera quello che Derrida o altri francesi, ora non ho tempo di entrare, penso a Roland Barthes,
che dedica gli ultimi seminari della sua vita alla preparazione al romanzo. Anche Barthes, siccome devo scrivere un romanzo, ha scritto per straordinario Roma. Se non avete mai letto frammenti di un discorso amoroso di Gesù Bambino, bellissimo, ma Barthes voleva a un certo punto dice no, io voglio scrivere un romanzo. Dedica due corsi interi al suo desiderio di scrivere il romanzo, ma non riesce a scrivere il romanzo. Scrive di tutto, appunti, haiku, frammenti, un bianco, ma il romanzo non arriva. Perché non riesce a narrare? E Barthes di nuovo ritorna. La questione della narrazione è la grande questione con cui la filosofia va a confrontarsi. Perché? Perché rispetto ad altre forme di scrittura più avanguardiste che emulano il romanzo ma non prendono l'elemento della narrazione, noi non abbiamo la possibilità di costruire un mondo. La narrazione ha questa potenza di costruire un mondo, di renderlo abitabile, di immergerci in quel mondo e attraverso questa costruzione metterci in relazione con un pezzo della complessità. La filosofia non può più spiegare la complessità in termini di totalità, perché una totalità non esiste. Oggi quelli che chiamano i sistemi ad alta complessità sono sistemi, cioè qualsiasi pezzo del reale, che ha delle connessioni, che cambiano continuamente, sono trasformazioni e espansioni. Quindi la mappatura non la potete avere. La previsione di come evolverà il sistema solo in tempi brevi. La meteorologia è una scienza che si occupa di tutti i campi più complessi, non a caso sbaglia molto spesso. Perché prevedere come si evolverà un fenomeno meteorologico, date le variabili, sono tali e tante che nonostante i nostri strumenti computazionali oggi resta una cosa molto difficile. Quindi la filosofia non pensa più di poter descrivere la totalità, perché la totalità non esiste. Viviamo in una sorta di labirinto dove una volta trovata un'uscita si apre un altro labirinto. Al cuore del nome della rosa non a caso c'è un labirinto. In copertina c'è un labirinto. Ora, Eco dice, ed è diciamo, il senso di questo romanzo, che in fondo il tema non è trovare la mappatura del labirinto, ma un modo di abitarlo, e neanche la riuscita, un modo di starci nel labirinto, un modo di costruire dei percorsi sensati del labirinto, cioè che abbiano una possibilità per chi lo attraversa di tenere insieme una parte della complessità senza farla esplodere, perché la complessità riprende una vita invivibile. Allora, la narrazione, noi siamo animali di narrazione, la nostra identità in parte biologica, in parte narrativa, trovate in parte a termine un soggetto tutta la memoria e vedete cosa ne resta, e la memoria è dato per la narrazione di noi stessi. Quindi il tema della narrazione messo in scena da Eco in termini anche metanarrativi, cioè anche una riflessione su che cos'è la narrazione, e dire bene della complessità ce ne occupiamo a pezzi con delle mappe che dobbiamo essere sempre disponibili a variare, giocando anche sull'azzardo, perché la narrazione è anche questo importante. Non è un sistema totalmente predefinito. L'autore lo può anche pensare così, ma poi il lettore ci mette del suo, fa dato interpretazioni non sono credibili nell'intenzione dell'autore. È una struttura aperta alla narrazione, in grado di poter concatenarsi con la realtà. Voi prendete un libro, una narrazione, la fate vostra e diventerà un pezzo della, se è una buona narrazione, un pezzo della vostra vita, un modo per decifrare qualcosa, per dare senso a un evento, per guardare in modo diverso delle cose. È un buon strumento filosofico, per secondo Eco. Ma di più, finisco qui, Eco in questa messa in scena, allora, ci mostra un detective che quando cerca con la sua mappatura di arrivare a scoprire il colpevole, in fondo ci azzecca andando a caso. Lui inventa un disegno che in realtà non c'era, nel troppo inventato. Quindi sbaglia? No. Inventare mappe, inventare disegni, fare qualcosa che non è semplicemente una rappresentazione di com'è la realtà già data, è un buon esercizio filosofico. Perché? Perché la realtà non è data. La realtà è strutturata da narrazioni. E come quelle mappe, le narrazioni in libri ci servono. Le narrazioni di chi diavolo vengono fatte. Narrazione politica, narrazione economica, narrazione sociale. La realtà è così, no, è stata strutturata da narrazioni molto forti, veicolate da media molto forti, eccetera, eccetera. E noi diciamo è la realtà. No, magari è una buona narrazione, funziona. Però il modo di decifrare è andare a smontare questa narrazione, inserirne delle altre, proporne delle nostre. La potenza di un'esistenza è misurata dalla capacità nostra di decifrare delle narrazioni e di produrre delle contronarrazioni, per appropriarci in maniera inedita del reale. Altrimenti viviamo una vita che è sempre una narrazione di qualcun altro. Questo è un po' la sfida del nome della rosa, che è anche un romanzo di
formazione, dove alla fine un giovane pazzo racconta, da anziano, perché è un libro fatto in questo modo, la vita di lui che era discepolo di questo grande maestro, e alla fine si rende conto che il grande maestro aveva anche sbagliato moltissimo, e quindi l'insegnamento fondamentale che gli ha dato era quello di, evitare di arrischiare a caso, un tentativo di provare a decifrare le cose. Ho detto più volte questa parola a caso perché qualcuno potrebbe obiettare, ma il nome della rosa è pieno di logica, perché è una detection tutta fatta di sottigliette nozze logiche. Sì, una logica molto particolare che si chiama abduzione. L'abduzione è una logica che lavora col caso, cioè sapendo che la realtà è complessa io non posso né dedurre qualcosa, cioè a partire da una teoria concatena della realtà, né indurre qualcosa a partire da una serie di casi e vado con una teoria, ma io ho un caso singolo e devo ipotizzare una possibile spiegazione che verifichi quel caso e provare o sperare che quell'interpretazione sia quella buona. In fondo è uno degli esempi possibili di una narrazione. Ipotizzare qualcosa per provare a entrare in connessione con qualcosa. Questa è stata la lezione di Eco, e quando dice ciò non si può teorizzare, bisogna narrarlo, non ci dice abbandoniamo qualcosa, ma ci dice l'impossibile è qualcosa con cui ci possiamo misurare se abbiamo il coraggio di raccontare storie. Grazie.